Mister, buonasera. Buonasera. De Canio, oltre a, cioè, più che sottolineare gli errori o la prestazione negativa della sua squadra, ha tenuto a sottolineare la eccellente prestazione del Pescara, che a suo dire è riuscita a non far giocare la Pernana. Lei la pensa allo stesso modo, immagino? Sì. Io lo penso, io la partita l'ho costruita proprio così, nel senso della pressione del portatore di palla, di essere aggressivi, di non far zonare, per non far arrivare la palla tremolata, di sulle linee di passaggio. Il pressing che abbiamo fatto e la squadra molto corta ci ha aiutato a portare a casa questo risultato importante. Senta, al di là del pressing, però mi pare che la sua squadra sia riuscita proprio a non a subire benché il minimo problema in fase difensiva, no? Il primo tiro della Ternana a 20 minuti dalla fine. Sì. Quindi, cioè, oltre al pressing per non far giocare la Ternana, per negare la Ternana la possibilità di attaccare, però c'è stata anche la capacità. No, anche la gestione, sì, anche la gestione della palla è stata buona, nel senso i movimenti che abbiamo fatto, i gol che abbiamo costruito, che noi, insomma, sinceramente anche nel secondo tempo ne abbiamo avute di possibilità di chiudere prima anche la partita e non l'abbiamo fatto. Diciamo che questa è venuta bene, nel senso che non abbiamo subito gol, perché da quando sono io un golletto l'abbiamo sempre subito, nel senso, e mi dà soddisfazione anche questo, non aver preso gol, non aver concesso tanto all'avversario, di aver gestito la partita anche nel 2-0, averla gestita bene, per esempio quello Spezia 3-0 e dopo mi ha preso due gol e non l'avevamo gestita bene, mentre questa l'abbiamo gestita secondo me in modo perfetto da questo punto di vista. Però abbiamo fatto bene, tutto ok. Però c'è una partita importantissima martedì, io ho già la testa lì, purtroppo la media salvezza si è alzata con le vittorie che ci sono state dietro, bisogna arrivare al 48-49 e martedì abbiamo il Cesena, scontro diretto, perciò bene, benissimo, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto, tre punti importanti, ma dobbiamo rimanere sul pezzo. Insomma, siete lì. Siamo lì, ma bisogna raggiungere lì, perché io conosco, sono un uomo di calcio, so com'è il calcio, io finché non raggiungo la meta, la testa è bassa lì sull'obiettivo. Grazie. Niente. Grazie.